Buonasera, siamo con Claudio Natale che ha disputato una straordinaria partita, determinante in attacco ma determinante anche in difesa. Questo è un fondamentale nel quale sei cresciuto tantissimo. Grazie, sto lavorando duramente da fine agosto e oggi spero che un po' di frutti si sono visti, però devo ringraziare veramente soprattutto Diletta che mi dà una grande mano e tutta la squadra che mi aiuta a sopperire alle mie mancanze, veramente grazie che abbiamo dimostrato in questa partita di essere una squadra che dove pecca l'altra ci compensiamo, ecco. La cosa che abbiamo dato noi durante la cronaca è che c'è un grandissimo gioco di squadra in attacco ma soprattutto in difesa, una correlazione muro-difesa straordinaria, un gioco di squadra straordinario ma anche difese individuali molto importanti, tra cui la tua come dicevamo in precedenza. È una squadra che è partita male, ha avuto un abbrivio un po' incerto, forse anche il timore reverenziale che poi è sparito però nel corso del match. Sì, siamo partite un po' contratte ma poi piano piano quando abbiamo iniziato a spingere in battuta abbiamo capito che ce la potevamo fare e ci siamo lasciate andare e il risultato è quello che si è visto. Siete partite a fari spente anche durante il campionato, profilo molto molto basso, ma da quello che abbiamo visto questa sera con una squadra che è comunque quotata e che è una forse delle più attrezzate del campionato di B2, non possiamo immaginare dove vorrete arrivare. Infatti oggi è straordinario, non so quante squadre riusciranno a fare punti qua in questo campo perché è un campo difficile, lo sapevamo, siamo arrivate concentrate, abbiamo lavorato tanto 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 e ce lo meritavamo tutte quante veramente. Davvero complimenti, forse è stato un bene anche affrontare la prima giornata di campionato quando anche loro dovevano amalgamarsi. Sì, bisogna ancora, sicuramente loro non sono in forma, hanno sbagliato tanto e noi ne abbiamo approfittato. Siamo con Diletta Lunardi, il capitano della Fortitudo Città di Rieti, alla quale verrà assegnato il premio di miglior giocatrice non solo individualmente ma anche per il gioco di squadra, perché questa sera ha vinto davvero la squadra. Sono felicissima prima di tutto per il risultato, perché io vengo insomma da 2 anni un pochino non bellissimi, ecco, e poi quindi dopo 2 anni vincere in trasferta per me personalmente è una bellissima soddisfazione e in più sono contentissima per tutta la squadra, perché non avendo fatto in alcuni momenti una partita proprio pulita, però è stata proprio la voglia di vincere che ci ha fatto andare avanti con il punteggio, insomma, e anche chiudere in alcuni punti un po' più combattuti. Hai detto vittoria in trasferta, e che trasferta, perché questo è un campo comunque molto difficile, le squadre che dovranno affrontare Terni, Todi, saranno sicuramente messe in difficoltà, forse è stato un bene affrontare una squadra con quotata per questo campionato alla prima giornata. Sì, avevamo paura, tra virgolette, nel senso che sapevamo che questa è una squadra di tutto rispetto e noi invece comunque siamo una squadra che deve salvarsi prima possibile. Siamo entrati in campo all'inizio con un po' di paura, però con la consapevolezza che per vincere dovevamo dare il meglio di squadra ed è stato così. Quindi tu parlavi di paura, infatti è quello che si è visto nella prima parte del primo set. Forse questa paura poi vi ha compattato. Dopo il primo time out siete uscite completamente diverse da quello che avete fatto nella prima parte. Sì, anche perché comunque la società dopo 2 retrocessioni, in trasferta, dopo 2 anni non vincere mai una partita, comunque insomma inizia il campionato sempre con un attimo di timore. Però siamo state brave, c'è stato il gruppo questa sera, questa è una cosa molto importante. E le altre ragazze, abbiamo sentito soprattutto Claudia Natale, ti ringraziano proprio per l'apporto che hai dato questa sera, ma che hai dato sicuramente nella pre-campionato e che darai durante tutto quanto il campionato. Per noi sei avuto un ruolo determinante perché hai consentito proprio alla squadra di girare come doveva, anche se non sei tu ovviamente il palleggiatore, ma è come se lo fossi stato in alcuni momenti, hai preso in mano la squadra e l'hai condotta a questa vittoria. Io spero di essere un aiuto non soltanto tecnico ma soprattutto psicologico, perché comunque sono ragazze giovani, io sono stata al posto loro, immagino che insomma è stato un esordio perché comunque Giulia 40 era la prima sua esperienza in B2, Nicole Pentuzzi da titolare uguale, quindi insomma bisogna cercare di accompagnarle non soltanto tecnicamente ma anche con la testa. E ci sei riuscita perché timore reverenziale zero sia da parte di Giulia 40 sia da parte delle altre esordienti in questo campionato. Sono contenta, speriamo insomma di continuare su questa strada. Dal punto di vista tattico abbiamo visto una correlazione muro-difesa straordinaria, metto difese individuali ma anche difese collettiva, anche questo è frutto di un gioco di squadra e della capacità di unirsi, compattarsi in momenti di difficoltà.
Sì, è stato questa settimana, abbiamo lavorato molto su questo perché non avevamo neanche notizie sulla squadra di Terni. E quindi Andrea ha cercato di dare ordine, di dare indicazioni precise, non sapendo le caratteristiche di ogni giocatore, ma pensando a noi, quindi al nostro gioco, e insomma siamo stati contenti che sia riuscito. Siete partiti con un basso profilo, ma vista la vittoria di stasera, dove volete arrivare? No, prima di tutto la salvezza, quella, e dopo se viene qualcosa di bello, ok, però prima bisogna fare punti per salvarci il prima possibile. Siamo con la centrale della Credi Umbria che quest'oggi ha disputato una partita a dir poco sottotono, probabilmente non vi aspettavate nemmeno questo abbrivio da parte della formazione reatina, ma sicuramente voi non siete andate bene dopo un inizio piuttosto confortante. Siamo 10 punti avanti. Ma che cosa è successo a tuo personalissimo avviso, Alessandra? Allora, mio personale avviso, oggi era già uno scontro forse salvezza, perché non conoscevamo... Questo punto? Beh, nel senso che sono due formazioni giovani entrambe e quindi era fondamentale una partita del genere già prendere dei punti, proprio per questo, perché penso che siamo, essendo due formazioni simili, ci giocheremo una posizione simile. Quasi speculari dall'una e dall'altra parte. Ci giocheremo una posizione simile in classifica. Si sa che le squadre giovani sono quelle che soffrono più i campionati di nazionali, no? Perché manca un pochino d'esperienza, quindi non dico salvezza, però dicevo due squadre simili e quindi era importante far vedere che comunque avevamo qualcosa in più. Invece dopo un inizio buono, buonissimo. Piuttosto buono, che lasciava presagire tutt'altro. Sì, una partita, non dico facile perché poi ogni partita ha una storia a sé, è venuto fuori quello che manca, secondo me è una squadra totalmente priva di carattere, vuoi per l'inesperienza, vuoi non lo so, poi saranno i tecnici a cercare di capire quello che è successo, secondo me più che altro è quello. Ecco, forse la mancanza di carattere della quale tu parlavi non ha permesso anche di innalzare il livello fisico, abbiamo visto una squadra piuttosto astenica e poco reattiva, non so se sei d'accordo. Sì, sì, sono cadute, qualsiasi pallone veniva lanciato nel nostro campo cadeva, quindi di là non hanno fatto nulla di straordinario secondo me, ma hanno fatto una partita regolare, hanno fatto una partita con pochi continua. Errori, con pochissimi errori, hanno approfittato di tutto quello che noi non siamo riusciti a fare. D'altra parte noi non abbiamo fatto nulla, quindi... Ecco, ricordiamo che hai iniziato la preparazione un po' in ritardo tu perché eri impegnata come medico sportivo, sì. Ecco, diciamo che questa è la tua professione principale, sei un medico, sì, sì. Con la nazionale Under 20, impegnata in quel di... Porto Rico, abbiamo in terze mondiali. Terze mondiali, quindi dal punto di vista proprio della chilopratica ti sei impegnata su quel fronte, quindi hai iniziato tardi la preparazione, quanto ha inciso secondo te? Ma guarda, onestamente pensavo a come stavo ieri, che non sono neanche riuscita ad allenarmi per il dolore, di non riuscire a fare nulla, invece credo, non so se è la mia, non lo so se... Ce l'hai messa tutta, hai lavorato su ogni pallone fino all'ultimo. Penso di aver fatto bene, si può sempre fare di più, ovvio, ma con la ricezione in questo modo le palleggiatrici mi hanno servito veramente poco. Ecco, abbiamo notato, abbiamo scritto al referto, pochi palloni alzate a tuo beneficio. Sì, io sono abituata a giocare ad altri ritmi e quindi il venire poco presa in considerazione per me è ovvio, è demoralizzante, perché non riesco neanche a dare l'apporto, che ovvio i centrali non ricevendo, non difendendo più di tanto, quello che cercano di fare è muro e attacco. Muro c'è stato poco da fare perché le azioni sono state brevi per colpa nostra, e in attacco io ce l'ho messa tutta, ripeto, la spalla è quello che è, ma non è... Ecco, hai problemi alla spalla, diciamo quali sono i tuoi problemi di ordine fisico. Insomma, io penso solo alla spalla, perché credo per questo campionato... Che non è poco comunque, no, però penso per che... le frustate che tu sì, produci. Però penso che per questo campionato basti la spalla che ho oggi per vincere, se tutti remiamo alla stessa velocità. È la volta di Sania Pamic, che cerca di farci capire quali sono state le eziologie, le cause di questa sconfitta del tutto inopinata, soprattutto in queste proporzioni. Secondo te che cosa non è andato nell'ordine tattico-tecnico della tua squadra? Beh, diciamo che non è andato tutto, perché era una partita molto fattibile, e i fondamentali non sono andati tutti quanti, poi individualmente diciamo che non ci siamo magari date una mano, secondo me nessuna
ha fatto, diciamo, un po' straordinario. Sì, esatto. Abbiamo giocato tutte male. Le cause, vuoi che la prima partita, non si trovano scuse, per carità, però anche perché per le amichevoli che abbiamo fatto prima abbiamo giocato molto meglio di questa partita. Non è che avete dato tutto, facendo uno scherzo, e parlando scherzosamente, non è che avete dato tutto in amichevole per poi non riservarvi più forze nella fase in cui contavano. Questo è uno scherzo, ovviamente. No, non credo che abbiamo dato il tutto nell'amichevole, non nella partita, assolutamente. Sarebbe la preoccupazione. Anche perché, come ripeto, era una partita molto fattibile. Non lo so, non abbiamo dato niente, nessuna, dobbiamo lavorare ancora molto, questo sicuramente. Ecco, tu hai trovato delle difficoltà ovviamente nell'attaccare il muro avversario, essendoti accorta che il muro stava murando bene, appunto, hai alzato un po' quella che era la parabola dei colpi, soprattutto in pipe hai trovato difficoltà, no, o sbaglio? In pipe ancora devo lavorarci di più, perché abbiamo iniziato da poco, insomma, a allenare la pipe, però questo non sta nel fatto che mi giustifica sbagliare. In attacco invece, da prima linea, ho cercato di trovare degli spazi, insomma, in parallela. Poi ho visto che il muro era composto, quindi ho cercato un po' le mani. E che cosa è successo? Non avendole trovate. Niente, ho riniziato a cercare degli spazi sia in diagonale che in parallela, ma non l'ho trovata. Poi non si è trovata mai, insomma, una soluzione anche da parte mia. Quindi ci ovviamente siamo spente, sì, completamente. Ovviamente non è attribuibile la causa di questa sconfitta a ragioni di ordine fisico, come noi durante la telecronaca pensavamo fosse, perché ovviamente vi abbiamo viste veramente irriconoscibili rispetto alle altre uscite, essendo anche una squadra nuova, va detto anche, certo, questo, per tre sesti quantomeno. Ma anche se avessimo avuto dei problemi a livello fisico, la testa ci doveva stare comunque. Questo non c'eravamo, quando si spegne la testa hai finito. Ci stanno, sicuramente ci saranno anche altre partite che staremo magari male fisicamente, lo sentiremo di più, però la testa ci deve stare sempre. Stasera non c'è stata mai la testa, non abbiamo mai avuto modo di reagire, nessuna, da parte di nessuno. Quindi ripartendo da questa partita, che cosa vi prospettate per le prossime partite? Innanzitutto la prossima gara, appunto. Beh, sicuramente ci prospettiamo, insomma, di fare meglio di questa partita, lavorando, partendo da lunedì già a lavorare sempre e molto di più. La prossima partita noi puntiamo sempre a vincere, sempre a fare del nostro meglio, poi dipende, insomma. Eravate partite benissimo, incredibilmente, poi si è spenta la luce nel momento vostro di massimo vostro splendore, è incredibile, è quasi un controsenso. Sì, non so spiegare veramente il motivo, non lo so, non abbiamo giocato, ecco. Non avete giocato, semplicemente. Non abbiamo giocato per niente.